punto di raccoglimento. Si dà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A quasi due secoli dalla fondazione, la storia dell'arma si identifica con quella del Paese, di cui oggi costituisce istituzione fondamentale. Si dà lettura dell'ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati ai carabinieri. Un'altra pagina si aggiunge alla storia dell'arma che oggi celebra 198 anni di vita nel commosso ricordo delle vittime della recente terremoto. Dovunque ci sia bisogno di ordine e legalità, è la testimonianza più concreta di quanto sia grande il patrimonio di efficienza e di abnegazione che ci hanno tramandato i nostri caduti. L'ultimo dei quali l'appuntato Antonio Santarelli, che pochi giorni or sono si è spento. Eccellenze, autorità, gentili ospiti, benvenuti alla manifestazione che celebra il 198esimo annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Manifestazione che impreziosite con la vostra presenza e che ha il privilegio di presiedere per la seconda volta in questa bella cornice di Palazzo Arnone. Il nostro anniversario è turbato dalle sciagure del grave terremoto che ha colpito il nord Italia, in particolare l'Emilia Romagna. Rivolgiamo un riverente pensiero alle vittime, siamo vicini alle popolazioni colpite in questo momento così tanto grave per tutta la nazione. I carabinieri si lasciano alle spalle un anno molto intenso e molto proficuo, un anno di duro impegno che ha consentito di centrare in pieno tutti gli obiettivi che ci eravamo fissati nel contrasto alla criminalità. Con il coordinamento dei magistrati della Procura distrettuale e delle procure di Cosenza, Pala e Castrovillari e Rossano, gli organi operativi del Comando Provinciale e tutte le articolazioni tecniche dell'Organizzazione Speciale dell'Arma hanno potuto svolgere un'azione corale e concreta, in piena sinergia, dando un'altra bella prova di compattezza e di efficienza del dispositivo dell'arma in questa provincia. I risultati raggiunti, che non esito a definire eccezionali, non possono che ritenerci soddisfatti. Colpi durissimi sono stati inferti alla criminalità comune e alle cosche di 'ndrangheta che infestano queste terre. Nel basso Tirreno cosentino, nella Sibaritide e nel capoluogo. 1.340 malviventi tratti in arresto, 4.118 denunciati in stato di libertà, beni sequestrati per 30 milioni di euro vogliono significare chiaramente che l'Arma dei Carabinieri, con i suoi comandi territoriali e con l'appoggio preziosissimo della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale, anche in questa provincia ha fatto per intero il suo dovere. E poiché l'efficacia dell'azione dipende in via prioritaria dall'efficienza del sistema, questi risultati testimoniano in modo incontrovertibile che il modello ordinativo dell'arma, all'alba dei due secoli di vita, conserva inalterata tutta la sua attualità e tutta la sua freschezza, anche in virtù
della sua duplice qualità di forza armata e di forza di polizia. La flessibilità della struttura logistica del Comando Generale garantisce funzionalità e aderenza a tutte le articolazioni, assicurando piena autonomia e completa funzionalità soprattutto a quelle più periferiche dell'organizzazione. Non una sola risma di carta, non un ricambio, non un solo litro di carburante giunge in ritardo alla linea operativa. Questo per noi è un motivo di grande soddisfazione. Il nostro è un sistema che funziona, perché è solido ed è collaudato, è capace di adeguarsi rapidamente e perché fonda sulla sua unità di base, la stazione Carabinieri, tutta la sua potenzialità. Ora come allora, la stazione Carabinieri è la pietra angolare del nostro dispositivo. Oggi più che mai, il comandante della stazione Carabinieri è il fulcro vitale dell'azione dell'arma. Possiamo dire che il comandante della stazione è egli stesso l'arma dei Carabinieri. Riafferma le nostre più antiche e gloriose tradizioni e testimonia con il suo duro lavoro di ogni giorno una presenza radicata e attenta a cogliere con grande sensibilità le molteplici esigenze e non solo di sicurezza che vengono dalle popolazioni. Attraverso le sue stazioni l'arma è diventata una risorsa imprescindibile per la nazione e un vero patrimonio delle comunità, ammirata e apprezzata in tutto il mondo, un vero punto fermo che ribadisce tutta la sua vitalità, soprattutto nel grave momento di difficoltà e di smarrimento che stiamo vivendo. Noi sappiamo che il vero segreto di ogni successo sta nel lavoro di ogni giorno, nell'applicazione metodica e costante, nella convinta e consapevole adesione di ciascuno ai valori fondanti della nostra istituzione. Il rispetto della legge, la serietà dell'impegno, la compostezza dell'atteggiamento, la dedizione al bene comune, la disponibilità al servizio, piena e senza riserve, questo significa essere carabinieri. Lo sappiamo da 200 anni e sappiamo che quanto più saremo pronti a cogliere e ad interpretare le necessità della nostra gente e quanto più sollecita sarà la risposta al bisogno di concordia e di legalità, tanto più avremo fatto il nostro dovere e tanto più avremo onorato l'esempio di chi ci ha preceduto e la memoria gloriosa dei nostri caduti, sacrificatisi per un'Italia più grande e più giusta. I tempi confusi e difficili che attraversiamo non ammettono esitazioni. Il popolo guarda le sue istituzioni e attende risposte, attende coerenza, chiede di poter guardare con fiducia al domani. Noi stessi realizzeremo quella straordinaria unità di intenti nella capacità di dare risposta a queste istanze e misureremo noi stessi ponendo ogni giorno al servizio dei cittadini ogni nostra risorsa. Noi per primi non dovremo recedere dalla fermezza di questi propositi e questi propositi rassegno a lei, signor Prefetto, a lei, signor Procuratore Generale e a loro signori magistrati tutti. Questa felice sintonia con l'autorità di governo e con l'autorità giudiziaria, comprovata dagli importanti risultati fin qui raggiunti, è per noi motivo di orgoglio e premessa di ancor più lusinghieri traguardi. Grazie per essere intervenuto, signor Presidente della Provincia, grazie al Sindaco di Cosenza, padrone di casa, e a tutti i signori sindaci presenti, in numero così cospicuo. Al signor Questore e ai suoi funzionari, come fratelli in questa perenne battaglia contro il crimine e con il quale ci accomuna una straordinaria e sincera comunione di intenti, va il mio saluto fraterno e affettuoso. Un saluto ai signori ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza. Un pensiero beneaugurante ai bersaglieri del primo reggimento e al loro comandante, ancora impegnati in teatro d'operazione in Afghanistan. Saluto i dirigenti della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco, i funzionari della Polizia Penitenziaria, della Polizia Provinciale e di quella Municipale, i signori della stampa
e delle televisioni. Affido alla Vergine fedele, la nostra celeste patrona, il nostro lavoro e le nostre tese, e prego le loro eccellenze, verso le quali volgiamo i nostri cuori e la nostra devozione filiale, di intercedere per noi tutti con la loro preghiera. Permettetemi un saluto particolare, mi rivolgo al signor colonnello Francesco Curcio, e solo ieri ha ceduto il comando provinciale di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato per assumere l'importante incarico di comandante regionale della Basilicata, e che ha voluto essere qui presente con noi stasera. Grazie. A voi carabinieri del comando provinciale, al neo eletto consiglio di rappresentanza, alle sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri e alle vostre famiglie, che con voi dividono, ne anzi nel giorno, l'augurio forte e vibrante che possano mai venire meno nel vostro cuore la passione e l'entusiasmo, indispensabili per la nostra missione, indispensabili per vivere da carabinieri. Onore ai carabinieri caduti per la patria, viva l'arma, viva l'Italia. Nonostante le condizioni meteo-marine, non esitava a raggiungere in terra una gonna trascinata al largo dalla forte corrente, riuscendo con gesto generoso altruismo a trarla in salvo dopo estenuanti sforzi. Chiaro esempio di coraggio e non comune senso del dovere. Amantea, 19 luglio 2009. Medaglia militare d'argento per lungo comando concessa al tenente colonnello Vincenzo Frazzese. Consegna la ricompensa il prefetto della provincia di Cosenza, Sua Eccellenza dottor Raffaele Gagnizzani. Comandante e addetti al nucleo operativo radiomobile di compagnia distaccata in territorio ad alto indice di criminalità, con elevata professionalità e perseverante impegno formavano, determinante a poppa complessa e prolungate investigazioni nei confronti di pericoloso sodalizio criminale, facente capo alla Valle Cosca di 'Ndrangheta, che si concludevano con l'arresto di 54 indagati a vario titolo per i reati di associazione di tipo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, usura, rapina, detenzione e porto illegale di arma. Provincia di Cosenza e Nocera Inferiore, settembre 2007, dicembre 2010. Nucleo investigativo e compagnia distaccata operanti in aree sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, particolarmente condizionata dalla criminalità organizzata,
conducevano prolungata e meticolosa indagine che consentiva l'emissione di 63 ordinanze di custodia cautelare e il deferimento in stato di libertà di 190 soggetti per i reati di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura ed altro. In particolare venivano scoperti gli autori mandanti di 9 omicidi e 3 tentati omicidi, nonché sequestrati beni per complessivi 15 milioni di euro. Provincia di Cosenza, novembre 2010, marzo 2012. Addetto all'aliquota radiologica
profondo senso del dovere, da un comune spirito di iniziativa e coraggiosa determinazione, unitamente al commilitone, non esitava ad affrontare due mal di venti, travisati ed armati di pistola, che, dopo aver perpetrato una rapina in danno di un supermercato, si erano andati precipitosamente alla fuga lungo le vie del centro abitato. L'intervento si concludeva, dopo prolungato inseguimento, con l'arresto dei rapinatori e il recupero dell'intera refurtiva. Rende, 23 marzo 2011. Comandante e addetti a stazione distaccata, evidenziando le elevate qualità professionali e spiccato acume investigativo, organizzavano ed eseguivano mirato servizio antidroga che consentiva di individuare e trarre in arresto in flagranza di reato due persone trovate in possesso di 11 kg di marijuana. Monte Giordano, 6 luglio 2011.
comandante Riccardo Pinacci. Consegna la ricompensa il questore di Cosenza, dottor Alfredo Anzalone. Francesco, mi fai venire il super carabiniere. Comandante di stazione di Staccata, con elevata professionalità e notevole acume investigativo, svolgeva penetrante attività informativa che consentiva di sviluppare prolungata indagine sullo smercio di consistenti quantitativi di droghe più comuni della provincia. L'operazione si concludeva con l'esecuzione di 15 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti indagati a vario titolo per i reati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro. Provincia di Cosenza, luglio 2008, aprile 2011. Encomio concesso a capo Alessandro Italiano. Consegna la ricompensa il questore di Cosenza, dottor Alfredo Anzalone. Comandante di stazione di Staccata, evidenziando elevate qualità professionali e spiccato acume investigativo, forniva determinante contributo alle indagini che consentivano di individuare l'autore di un efferato omicidio. L'operazione, che si concludeva con l'arresto del responsabile, suscitava unanimi consensi e plauso delle autorità. San Donato di Ninea, 17 novembre 2009. Encomio apparato ai marescialli capo Liziero Tresso, Giuseppe Luceri, Stefano Bruno Lachiere, Tommaso Vendola e all'appuntato scelto Luigi Canale. Consegna la ricompensa il presidente della provincia di Cosenza, onorevole Mario Oliverio. Comandante e addetti al gruppo operativo e radiomobile di compagnia distaccata in territorio ad alto indice di criminalità, con spiccata professionalità e perseverante impegno fornivano determinante apporto a complesse investigazioni che consentivano l'arresto di 15 indagati e la sottoposizione di altro all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di detenzione e fini di spaccio di stupefacenti, illecita concorrenza con minaccia e violenza, incendio ed estorsione. L'operazione si concludeva con il sequestro di 500 grammi di cocaina e di due pistole illegalmente detenute. Castrovillari, marzo-novembre 2009. Fianco destro, avanti, avanti. Compiacimento concesso come prima attestazione di merito dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cosenza alle stazioni di Bocchigliero, Mandatoriccio e Oriolo Calabro. Ritirano la ricompensa il comandante della stazione di Bocchigliero, maresciallo aiutante Raffaele Minoli. Il comandante della stazione di Mandatoriccio, maresciallo capo Sergio Mele, e il comandante della stazione di Oriolo Calabro, maresciallo capo Biagio Russo. Consegna la ricompensa il presidente della provincia di Cosenza, onorevole Mario Oliverio. Stazioni distaccate operanti in territorio impervio, in occasione delle abbondanti nevicate verificatesi nel mese di febbraio 2012, grazie alla benedizione dei suoi militari che operavano con un comune senso della solidarietà e senza risparmio di energie, fornivano prezioso e determinante aiuto nei soccorsi ai cittadini dei comuni di Mandatoriccio, Pietrapaola, Oriolo Calabro, Alessandria del Carretto, Nucara e Bocchigliero, dimostrando loro impareggiabile vicinanza e virtù umane. Provincia di Cosenza, febbraio 2012.
Encomio concesso dall'International Security Assistance Force in Afghanistan al maresciallo capo Giovanni Mastro Simone. Consegna le ricompense il sindaco di Cosenza, architetto Mario Occhiuto. Difesa Italia ha apprezzato dal vivo le capacità operative di questo brillante sottufficiale durante i combattimenti e eventi terroristici avvenuti nella città di Kabul lo scorso 13 e 14 settembre. Chiaro esempio di carabiniere convinto e di elette virtù militari che con il suo operato ha contribuito a elevare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri in un contesto marcatamente multinazionale. Kabul, Afghanistan, 29 novembre 2011. Compiacimento concesso dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cosenza all'appuntato scelto Aldo Gallo. Consegna la ricompensa il sindaco di Cosenza, architetto Mario Occhiuto. Addetto ad arrivo dal radiomobile di compagnia capoluogo, evidenziando elevata professionalità, alto senso civico e non comune espresso del pericolo, calandosi dal cornicione del tetto di un palazzo, riusciva a scongiurare che anziana donna, in preda a una grave crisi depressiva, si suicidasse lanciandosi dal terrazzo della propria abitazione, posta al quinto piano dell'edificio. Cosenza, 29 novembre 2009. Penso è molto, molto faticoso, ma anche entusiasmante per i grandi risultati ottenuti dai carabinieri in questa provincia. Siamo riusciti a risolvere molte situazioni critiche, siamo riusciti ad assicurare alla giustizia molteplici criminali e abbiamo assistato colpi forti alla criminalità organizzata e alla criminalità comune. Sono molto soddisfatto di quello che i carabinieri hanno fatto e sono certo che sarà una base di partenza per l'anno che si riapre. L'Arma, anche se in maniera sobria, adesso hanno festeggiato. In maniera sobria, come nello stile dei carabinieri, e con una grande tristezza nel cuore di tutti per le gravi sciagure che hanno colpito il nord Italia. Ma ciò nonostante il senso di appartenenza è forte e l'unità dell'Arma si fa sentire il 5 giugno, che è un anniversario importantissimo per noi, per i nostri carabinieri, per le nostre famiglie e nel ricordo dei carabinieri che non ci sono più.